Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e benvenuti al nuovo appuntamento con Eccellenza On Air, la rubrica di Rete 8 Sport che va a trovare le sette sorelle del campionato regionale di Eccellenza Abruzzo 2020-2021. Un torneo che ormai ha preso già un indirizzo dopo il match di mercoledì al Gran Sasso d'Italia Itola Concia con il Chieti che ha vinto 1-0 contro la formazione di Dario Bolzan e porta a più 8, anche se con una gara in più, il distacco in classifica. Tante cose sono successe, soprattutto nella giornata odierna, l'ufficialità dell'addio di Zanon alla formazione rosso-blu dell'Aquila e ovviamente con il Chieti che gongola per la vittoria nello scontro diretto che appunto distanzia di ben 8 punti la formazione del capoluogo regionale. Quindi a 48 ore dall'inizio di quell'interessantissimo match e di quella interessantissima giornata, siamo a 48 ore dal prossimo turno, perché proprio alle ore 15 domenica si giocherà la successiva giornata che vedrà di fronte Renato Curi Angolana contro il Lanciano. Un plauso alla formazione di Di Pasquale che domenica ha ottenuto il primo punto stagionale. Davvero un plauso ai ragazzi del mister lancianese che dopo tante vicende negative su tutto il Covid, ma da rimarcare anche le questioni societarie, hanno ottenuto con le unghie e con i denti il primo punto in questo torneo. Chieti che riposerà, mentre l'Aquila andrà a giocarsi al Dei Marsi lo scontro, il derbissimo contro l'Avezzano, con un Avezzano che vorrà approfittare dello stop appunto di mercoledì dell'Aquila per tentare di scavalcare la formazione di Bolzan e andarsi a prendere la medaglia d'argento. Io sono a Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo con Nico Deugenio che è entrato già in campo insieme ai suoi ragazzi per il match contro il Lanciano e Angolana che dopo il turno di riposo di mercoledì vorrà sicuramente riprendere il cammino per andare ad insediare proprio anche la seconda posizione. Matematicamente c'è tutto il tempo per la formazione di Deugenio che ascolteremo nell'edizione serale di Eccellenza On Air sul canale 11 del digitale terrestre su Rete 8 Sport insieme ad altri contributi. E allora eccoci qui con Nico Deugenio, tra qualche minuto mister parte la sessione d'allenamento del venerdì a 48 ore da un match importante perché gli incroci insomma potrebbero rafforzare la posizione dell'Angolana e tentare la medaglia d'argento, quella d'oro è stata già assegnata mister. Sì sì, chiaramente da tempo penso che per la medaglia d'oro la lotta era a due. Invece per le altre posizioni chiaramente la lotta è aperta. Stiamo qui non lavorare fino all'ultimo in maniera seria e professionale, magari avendo un occhio forse un po' più di riguardo anche per qualche altro ragazzo da immettere nel discorso insomma futuro, che è attualmente quello che forse ci interessa di più. Diciamo che ci si prepara per la prossima stagione. Mister, io non le chiedo ovviamente quale sarà il suo ruolo nella prossima stagione, ovviamente ci auguriamo che resti qui a Città Sant'Angelo in Eccellenza in generale o magari qualcosa in più, chi lo sa, però si percepisce la volontà un po' di tutti, soprattutto dopo gli scontri di mercoledì, che ora bisogna iniziare a progettare e a programmare quella che sarà la prossima stagione. Sì, ma io ho cercato anche di far capire l'inestimabile valore che ha questo mini torneo anche in funzione futura, perché avere dei ragazzi pronti, perché fra un mese praticamente si ricomincia la preparazione, avere dei ragazzi pronti e anche qualche ragazzo un po' più attempato, parlo ad esempio di Miani, di Mucciante, di altri già pronti, perché questi ragazzi se li lasciamo un anno fermi, persone di 36 anni, ci sono poi dei problemi, esce fuori la ruggine, no? E quindi no, parlavo e soprattutto anche vedere se avevamo qualche dubbio, vedere effettivamente il valore della rosa a disposizione. Sicuramente nel nostro cammino manca qualcosina a livello di punti che abbiamo buttato per colpa nostra, quindi non ce la possiamo prendere con nessuno. Parlo di Avezzana all'andata, parlo di Capistrello sì, al ritorno, che partite da vincere sul campo
hai dimostrato di vincerla e poi però non l'hai vinta, quindi sono 4 punti in meno che magari ti faceva stare anche gratificare un po' più l'ambiente per lo sforzo insomma profuso, però dobbiamo essere anche nel calcio, ci sono queste cose, lavoriamo in tranquillità cercando di adesso focalizzarci sul futuro e sul testare tutte le forze a disposizione nostra per vedere un altro anno chiunque sarà che porterà avanti questo discorso di avere insomma le idee più chiare. De domenica un'altra partita, loro hanno recuperato molti giocatori, quindi sarà ancora più difficile dell'andata. Io spero che i miei giocatori siano intelligenti a interpretarla nel modo giusto, che è quella la paura più grande che ho, chiaramente, che hanno tutti nei finali di stagione, in cui magari può venire meno a qualcuno e non deve venire meno un po' di concentrazione, di cattiveria agonistica, di garra. Ecco. Mister, l'ultimissima, poi la lascio al campo. Questo è stato un girone, un mini torneo particolare. Quanto manca l'angolana? Non voglio dire ovviamente nomi e cognomi di che potrebbe fare al caso di questa squadra, ma quanto manca in percentuale alla Renato Curi angolana per l'anno prossimo ovviamente recitare un ruolo da protagonista, anche se lo ha fatto anche negli anni passati, ma per poter dire quest'anno ce la possiamo fare? Ma io penso non molto, devo anche dire che in questi mini torneo purtroppo, ed era una preoccupazione che avevamo tutti, qualcuno in partenza non aveva la forma migliore, parlo dei miei giocatori, certo, più importanti, quindi chiaramente per noi è pesato non avendo, a differenza magari di altre squadre, dei ricambi giocatori doppi in tutti i ruoli, dello stesso valore parlo. Certo. Quindi io non penso non molto, chiaramente bisognerà vedere cosa fanno le altre, perché fra le altre e soprattutto anche la volontà della società dell'angolana che vuole fare l'anno prossimo, perché io penso che adesso hanno un impianto per fare un campionato medio-alto, questo che abbiamo adesso a disposizione, dall'inizio è fatto come si deve, con una preparazione, perché praticamente non abbiamo capito nulla. Certo, è stato un po' tutto arrangiato, tre settimane, poi chi stava meglio, chi stava peggio, e anche per un allenatore non è neanche semplice, però è per tutti, quindi non è che è una questione solo dell'angolana, però in un campionato normale secondo me l'angolana ha ridotto di molto con questo organico la distanza con le battistrade, quindi se con un po' di programmazione può continuare a lavorare per ridurre ancora, e perché no, annullare questo distacco. Semplicemente, mister, diciamo mantenere la struttura, un paio di innesti. Qualcosa toglie come tutti gli anni, però penso che il lavoro di costruzione, anche fra mille difficoltà che sappiamo tutti, perché veramente è stata una cosa che non è, inaspettata, a tutti non è mai successa, però anche fra mille difficoltà abbiamo un'identità, dobbiamo lavorare su molte cose perché abbiamo dei difetti, però abbiamo visto che io devo vedere le due partite con l'Aquila e Chieti, non c'è stata tutta questa differenza. No, e anzi, col Chieti secondo tempo chiaramente loro sono stati bravi a difendersi, la squadra forte, però partita viva fino però 1-0, ma secondo tempo veramente l'abbiamo schiacciato, io parlo poi di possesso, anche se andiamo a vedere poi abbiamo creato non moltissimo, quindi io penso che la strada è giusta, poi le volontà delle società fanno la differenza, e la programmazione, ci sono altre cose che non dipendono da me, non dipenderanno mai da me, io faccio il mio cercando di farlo al meglio con i pregi e con i difetti, però io penso che la strada è tracciata, poi chi la deve proseguire, chi la deve costruire farà, deve prendersi anche farà, le proprie responsabilità, farà le proprie decisioni. Io penso di aver abbiamo lasciato intanto un'impronta che da qui si può ripartire tranquillamente per avere, ecco, io 2 anni fa sono stato anche qui, avevamo una rosa inferiore nel senso come budget, come anche come nomi, facemmo benissimo, poi diciamo quel discorso è stato io andai via, è stato un po' lasciato, secondo me distruggere o interrompere un lavoro e si fa più danni che poi ricominciare da capo, perché veramente il tempo e l'organizzazione e il lavoro ha un valore anche economico, io questo è il messaggio che voglio dire, non disperdere quello non che disperde si è costruito, considerando anche che mister queste poche giornate hanno
come posso dire, permesso poco a livello di valutazione Vabbè, alle chiaro. società, perché pronti via, subito si parte e quindi campionato cortissimo, chi si è fatto trovare più pronto alla Sì, fine ha vinto, chi ha speso un po' di più sul mercato, ma ma pensiamo noi all'Aquila e al Chieti. certo. L'Aquila nella regular season, diciamo, la prima parte Era aveva ampiamente dominato, prima, sì, e e poi l'Aquila era e il Chieti invece è un campionato sì. anomalo. Hanno cambiato, qua ci vuole pure fortuna Certo. e tante cose, però io ripeto, a lungo termine il lavoro paga sempre, l'organizzazione e la programmazione paga sempre. Vi preannuncio già nell'edizione serale, appunto, un'intervista esclusiva fatta dal sottoscritto con il direttore sportivo dell'Aquila Calcio 1927, Luca Di Genova, che ci racconterà un po' quello che è successo con l'addio di Zanon e il malessere della piazza della tifoseria dopo il brusco stop nello scontro diretto con il Chieti. Direttore di Genova, buon pomeriggio e benvenuto ad Eccellenza On Air. Insomma, sono stati dei giorni particolari, non solo per la sconfitta nello scontro diretto col Chieti, poi però stamattina è arrivata anche la notizia dell'abbandono del gruppo squadra da parte di Damiano Zanon. Tante le voci, qual è però quella ufficiale, quella che viene naturalmente dalla società? Sì, buonasera a tutti intanto, grazie Lorenzo. Guarda, la notizia ufficiale della società è che Damiano, per motivi, ha un infortunio, praticamente ha un dolore alla schiena che lo tormenta da parecchio tempo e ha deciso che insomma non è più il caso di andare avanti in queste 2 settimane. Quindi diciamo le voci che si sono rincorse stamattina, direttore, sul probabile battibecco con la tifoseria, non ha ragione di esistere. Insomma, solo problemi fisici per Zanon, non ci sono state altre incomprensioni con la piazza. No, no, assolutamente. Damiano è un professionista serio e comunque ha ritenuto opportuno fare questa scelta in concomitanza con i medici, che praticamente non poteva più andare avanti e ha preferito curarsi da oggi, insomma. Direttore, com'è l'umore non solo della piazza, che ovviamente abbiamo visto già da mercoledì, però il gruppo squadra ora, cosa deve fare per tentare almeno di conservare le ultime speranze o quantomeno conservare la seconda piazza? Perché già domenica c'è uno scontro, e un derby sentitissimo storicamente che potrebbe sulla carta permettere anche all'Avezzano di scavalcarvi in classifica. Sì, dispiace molto per domenica. Innanzitutto faccio complimenti al Chieti perché ha dimostrato di essere veramente una grande squadra. Ecco, questo è stato un bel messaggio nel comunicato, no? Perché dopo i battibecchi, diciamo così, dei Sì. messaggi lanciati, avete innanzitutto chiesto scusa ai tifosi, avete fatto i complimenti al Chieti e sotto l'aspetto sportivo però avete anche ribadito il fatto che l'Aquila è già pronta per ripartire, nel caso in cui dovesse essere l'anno prossimo, l'anno giusto. Sì, no, vabbè, ma poi noi insomma siamo uomini di calcio e alla fine poi tutte le. Anche la tensione un po' della partita, no? Perché poi è stata veramente la partita questa, perché l'attendevano tutti. Però poi chiunque vinca, chiunque perda, ci sta sempre da essere leali, fare i complimenti al vincitore. Andare avanti, l'Aquila onorerà il campionato fino alla fine. Queste 4 partite daremo il sangue in campo, sono sicuro, da parte dei ragazzi, per vincerle tutte. Poi alla fine tireremo le somme, insomma. Direttore, si parla in queste ore di una eventuale possibilità di fare richiesta di ripescaggio, ma pare che la piazza sia contro questa linea, nel senso i tifosi vorrebbero conquistarsi una categoria superiore sul campo. Come stanno le cose sotto questo punto di vista? Guarda, la società sicuramente tende
tenterà qualche, sicuramente il possibile. Poi i tifosi, l'idea dei tifosi va sempre rispettata, no? Perché poi, però purtroppo poi il calcio è così, giusto? Secondo me, se alla fine se ci sarà una possibilità, penso che la società la prenda in considerazione, insomma, perché poi, insomma, la stagione non è stata del tutto da buttare, è stata comunque fatto un campionato con. Purtroppo questa vittoria non ci voleva, però purtroppo poi deve vincere una persona sola, una squadra sola, e purtroppo lo scontro diretto ha vinto il Chieti. Vediamo che succede in queste altre partite. Soprattutto perché è stato dimostrato dalla classifica, chiamiamola così, precedente, quella del campionato regolare, che era partito l'Aquila insieme al Delfino, che erano le due battistrada di questo girone. Poi il Covid ci ha messo lo zampino e una soluzione si doveva trovare. Direttore, sarà un finale di stagione per mantenere l'immagine, per continuare ovviamente a rendere onore a questa maglia, ma credo sia anche un ultimo mese, chiamiamolo così, di valutazioni per quello che può essere il futuro. Avete già una base dalla quale ripartire, oppure secondo lei c'è bisogno di resettare un po' tutto per poi tentare il tutto per tutto appunto nella prossima stagione? Ma no, noi adesso no, io adesso sto vivendo questo campionato partita per partita. Sicuramente la squadra è fatta da ottimi elementi. Valutazioni ancora non se ne fanno. Aspettiamo, aspettiamo, poi aspettiamo fine campionato, poi ci riuniremo con la società e insomma faremo ognuno le proprie scelte e vedremo come si dovrà andare avanti, ma per il momento no. Le bocche sono cucite, insomma. Allora, diciamo che storicamente nel calcio i panni sporchi si lavano in casa. Sì. C'è qualcosa nella tua testa che ti gira intorno, ti gira dentro e ti fa immaginare di qualcosa che hai potuto sbagliare tu personalmente? Oppure credi che le operazioni fatte soprattutto prima dell'inizio di questo mini torneo siano state quelle più corrette e più giuste, anche considerando l'aspetto economico, ovviamente. No, guarda, ti rispondo semplicemente, Lore. Praticamente, come hai detto tu, no, all'inizio del campionato, alla prima interruzione ad ottobre, l'Aquila era in classifica con il Delfino, si stava meritando questa cosa. Poi non so come sarebbe andata a finire, ma sicuramente eravamo partiti molto bene. Il mercato di dicembre era alle porte per fare eventuali correzioni, poi sappiamo che il mercato di dicembre comunque è gestibile un po' meglio poi del mercato che è venuto a febbraio, marzo, che non si è capito granché, insomma, del ripartenza sì, ripartenza Sì, no, poi tante, tante campionato. incertezze anche sulla scadenza della Questo sessione, sì. campionato a sette squadre, poi andata e ritorno, poi solo andata, poi 15 squadre. Però insomma, gli alibi, io non sono una persona che vado in cerca di alibi. Errori li ho fatti io, li abbiamo fatti tutti. Io prendo tutte le mie responsabilità, perché comunque poi giustamente deve essere così, perché nella partita di domenica, poi ribadisco, poi ho sentito l'intervista del mister che si è presa tutta la sua responsabilità, ma non è così, perché un mister arrivato da un mese, sì, magari ha avuto, non lo so, ha avuto lui qualcosa, perché comunque magari è una persona vera, si è presa la sua responsabilità, ma mi sento più di prendermele io, insomma, in questo caso, perché comunque è giusto così. Si impara dagli errori fatti, io sono il primo che lo faccio, vediamo nel futuro cosa ci riserva, insomma. L'ultimissima, questa è un po' più, chiamiamola così, tattica, basandomi su quello che ho visto mercoledì proprio al Gran Sì. Sasso d'Italia Italo a Concia. T'aspettavi l'esclusione di Di Paolo per Di Federico oppure durante gli allenamenti
della settimana precedente avevi già percepito qualcosa da parte del mister? Ah, guarda, io ho percepito, parlando col mister, lui comunque ha messo sempre a pari di Federico e di Paolo, e poi quelle sono scelte dell'ultimo minuto, perché il mister poi ha fatto una scelta fino alla fine, fino a quelli Immaginavo una davanti. partita diversa dai nostri microfoni, ha fatto intendere quello. Evidentemente, forse con un risultato diverso, Di Paolo poteva sfruttare le sue Sì, caratteristiche. poi lui ha pensato di partire, gli servivano più quelle caratteristiche di Federico là davanti, e poi magari mettere in corsa Di Paolo, ma non è assolutamente quella la scelta che ti ha fatto Assolutamente. perdere la partita, insomma. Una promessa da fare ai tifosi aquilani. E poi ti saluto davvero, direttore. Ma una promessa è... Spero di finire questo campionato nel migliore dei modi. Spero che l'Aquila possa avere veramente tutto il bene che c'è dal calcio, perché piazze come queste non ce ne sono, insomma. Perfetto, perfetto. Grazie a Luca Di Genova, direttore sportivo Grazie a dell'Aquila te, Lorenzo. 1927. In bocca al lupo a te e ai tuoi ragazzi. Ovviamente c'è bisogno di togliere forse la ruggine, no? Da quello che è successo mercoledì. Forse tanta tensione Sì. ha generato una partita non giocata ai massimi livelli, perché ovviamente conosciamo la forza dell'Aquila e può fare tanto, tanto di più. In bocca al lupo anche perché c'è un derby durissimo e Un quindi. altro C'è bisogno di ancora essere concentrati. della stessa difficoltà, dico, quindi bisogna andare a prendere gara alla pelle, insomma. Però ci Perfetto. faremo trovare pronti. Buona serata, Lore. Grazie Ciao. direttore, buona Grazie serata a te, buona serata. a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ringrazio Mario Giacchetta e vedo già nel nostro mosaico i nostri inviati, li saluto in ordine di apparizione. Con Federico Di Fabio da Pescara, dall'Aquila Angelo Liberatore e da Chieti Arsene Iannotti. Non sarà con noi Alice per il capistrello, impegni lavorativi per la nostra inviata, mentre Veronica Di Giovanni ci regalerà un contributo filmato con l'intervista con il giocatore, il terzino dell'Avezzano Besana, che appunto ci racconterà quelle che sono le sensazioni prima del derbissimo del De Marsi contro l'Aquila. Buon pomeriggio a tutti i tifosi biancoverdi, sala stampa del De Marzi. Ho qui accanto a me Morgan Besana, terzino classe 99, un volto ormai conosciuto nell'ambiente biancoverde, in quanto Morgan è stato uno dei protagonisti, potremmo dire, di altre stagioni biancoverdi, come quella dei playoff, ma anche quella della tanto ambita salvezza biancoverde. Morgan, attualmente le tue condizioni fisiche e soprattutto tu sei reduce da ben due gol in due gare ravvicinate. Quindi come stai anche a livello mentale? Fisicamente mi sento benissimo, anche mentale. Sì, ho fatto due gol, però l'importante è aver giocato bene e i miei gol vengono dopo la vittoria. Bene, tu sei di poche parole, questo lo sappiamo, ho dovuto rincorrere Morgan per questa intervista perché non voleva rilasciarla, ma è timido Morgan. Siete reduci da un pareggio, uno 0-0 molto scottante contro il Delfino Flaccoporto, un primo tempo un pochino di basso profilo da parte dell'Avezzano, nel secondo tempo invece i biancoverdi sono usciti fuori. Che partita è stata Morgan? Ma nel primo tempo anche le condizioni del campo non erano ottime, quindi abbiamo avuto un po' di, diciamo, prendere il ritmo sul campo, mentre al secondo tempo, come abbiamo fatto nelle ultime partite, siamo usciti alla grande. Abbiamo creato tante occasioni da gol, e peccato di non aver segnato, ma il loro portiere è stato anche molto bravo. Eh sì, Calore ha salvato veramente alcune palle importanti, un altro legno, perché l'Avezzano ormai è abituato ai legni,
Morgan, concentriamoci sulla partita di questa domenica qui al De Marzi Derby. Tu hai già vissuto poi l'emozione, il calore del derby L'Aquila-Avezzano, o meglio Avezzano-L'Aquila, perché si giocherà qui al De Marzi. Sì, giocare contro l'Aquila è sempre una bella partita, molto importante, molto sentita. E cercheremo sicuramente di dare il massimo, poi torneranno anche i tifosi, quindi ci aiuteranno molto, saranno il nostro dodicesimo uomo in campo, diciamo. Eh sì, neanche a farla apposta i tifosi torneranno proprio per assistere ad un derby che ormai da anni anima veramente i cuori biancoverdi, ma anche i cuori aquilani. Morgan, tu appunto abbiamo detto hai vissuto già questo derby, ma quest'anno forse è ancora più fondamentale. 15 punti per l'Avezzano, 17 per l'Aquila, siamo lì in lotta per il secondo Sì, posto. loro hanno fatto una sconfitta contro il Chieti, quindi arriveranno qua sicuramente per fare risultato, ma anche noi, perché noi siamo l'Avezzano, non abbiamo paura di nessuno. E sicuramente se scenderemo in campo come abbiamo fatto le ultime partite, porteremo a casa il risultato, insomma. Bene, grazie a Morgan Mesana, ricordo Terzino classe 99 e in bocca al lupo, mi raccomando rispondimi bene tu che sei ormai dall'Avezzano qui da tanto tempo, in bocca al lupo. Crepi. No, era viva, però va bene lo Ah. stesso, viva il lupo, grazie Morgan. Parto da Federico Di Fabio. Buon pomeriggio a te, Federico. Raccontaci cosa è successo e cosa sta accadendo lì a Pescara per quel che riguarda la formazione di Bonati, il Delfino Flaccoporto. Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a tutti gli spettatori, ma anche e soprattutto ad Angelo e Arsene che è saluto con molto affetto. Hai detto bene, una settimana molto interessante per il Delfino che ovviamente nella gara di mercoledì in casa contro l'Avezzano ha pareggiato per 0-0, partita comunque commentata dal sottoscritto per Rete 8 Sport, una partita che si è conclusa, dobbiamo dire, con un giusto risultato di pareggio, ma poteva uscire qualche gol in più, questo perché nel primo tempo ci sono state diverse occasioni di marca portuale, più di sei ne abbiamo contate anche con la sintesi curata da Maria Carannante, abbiamo contato più di sei occasioni per il Delfino, diverse, molto nitide, tra cui due colpi di testa di Petre e Albanese. Nel secondo tempo è stato invece l'Avezzano ad avere superiorità territoriale ed è andata soprattutto con Spinola che da fuori area ha trovato il palo, ma anche con Besana che ascolteremo appunto questa sera nell'intervista di Veronica Di Giovanni, ma anche con Blanco. Questi ultimi hanno trovato una grande risposta di Tomas Calore, il portiere classe 97, diverse presenze in Serie C, ha dimostrato assolutamente di non avere nulla a che fare con queste categorie, cosa che ha confermato anche mister Bonati ai nostri microfoni. A fine partita un Delfino che è comunque soddisfatto da quello che è stato la partita, principalmente la prestazione, perché qui in casa Delfino si parla sempre e soltanto di quella e non dei risultati, perché lo abbiamo ripetuto più volte, questi ultimi appunto passano in secondo piano, perché il Delfino deve esclusivamente pensare al processo di crescita e quindi appunto che sia una sconfitta di misura, che sia un pareggio, che sia una vittoria. Il tutto ovviamente va subordinato a quella che è la prestazione dei ragazzi di Bonati che in questa stagione non hanno mai fatto mancare né l'impegno né la qualità. Bonati, in vista della partita di domenica con il Capistrello, dovrebbe avere a disposizione gli stessi uomini che ha avuto nel match di mercoledì, con Falco che probabilmente avrà più minuti sulle gambe, lui che era stato infortunato nella trasferta di sabato contro la capolista Chieti, è rientrato mercoledì, soltanto uno spezzone per lui che probabilmente potrà esordire, potrà tornare a vestire una maglia da titolare appunto domenica a Capistrello. Sicuramente non ci saranno Petrarullo e Paolilli insieme a Sichetti, i primi due comunque sono rientrati in gruppo ma hanno ancora qualche piccolo acciacco, quindi probabilmente non li vedremo far parte della partita. Forse mister Bonati li porterà, ma semplicemente per riprenderli un po' dal punto di vista mentale, per farli risentire quello che è l'odore del campo esclusivamente dalla panchina senza farli giocare. Vedremo. Non ci sono grosse novità, quindi, per quanto riguarda
L'infermeria, una grossa e bella novità è quella ovviamente relativa ai tamponi, perché sono tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri, quindi ovviamente una notizia positiva quando giungiamo al termine del campionato. Non ci sono stati intoppi di questo genere, se non a Lanciano, ovviamente speriamo che sia così fino al 20 giugno. Per il momento l'arresto di Resti Scrivania, poi magari vedremo un po' quello che potrà essere l'11 di Polanyi. Sì, grazie Federico. Nel frattempo preannuncio ai nostri amici teleutenti che l'edizione odierna sarà leggermente più corta, anche perché, diciamoci la verità, abbiamo raccontato la giornata in diretta ovviamente sui nostri canali televisivi di mercoledì. Ci sarà poco da dire in queste 48 ore, perché ovviamente le squadre vengono da un turno difficilissimo, si tornerà a breve in campo, quindi diciamo abbiamo un po' trovato le bocche cucite da parte di tante squadre che ovviamente vogliono concentrarsi, la concentrazione che per qualche giorno mollerà un po' il chieti, visto che osserverà il proprio turno di riposo, e credo ci sia bisogno di qualche ora in più di riposo per la formazione di Lucarelli, perché secondo me mercoledì sera forse i ragazzi del direttore Paciarella, del presidente Mergiotti e del patron Giulio Trevisan hanno fatto, non voglio dire le ore piccole, però dai, qualche goccino di birra in più l'hanno meritata dopo l'ottima prestazione al Gran Sasso Italo a Concia. E allora, visto che il Chieti è a riposo e che dall'Aquila arrivano notizie non positive, visto appunto l'abbandono da parte di Zanon, vado immediatamente da Arsene Iannotti e poi lascio la terza parte degli interventi proprio ad Angelo, in modo tale da consentirgli di raccogliere qualche informazione in più. Ma lo ricordo, tra qualche istante l'intervista esclusiva con Luca di Genova, che ci racconterà un po' quello che sta accadendo, quello che è accaduto e quello che sarà il futuro dell'Aquila, che dalle dichiarazioni del post gara è andata un po' a rimarcare la volontà di continuare. E nota positiva, belli i complimenti rivolti alla formazione di Lucarelli, è un po' il segnale per cercare una riappacificazione dopo la vicenda Tagliandi non concessi. Arsene, linea a te e buon pomeriggio ovviamente. Ben trovato anche a te Lorenzo, un saluto anche a Federico e Angelo. Insomma, l'entusiasmo è alle stelle nel città. Il Chieti è tornato ad allenarsi solo oggi sul sintetico di Tollo dopo la meritata giornata di riposo che è stata concessa da Alessandro Lucarelli ieri e dopo la festa di mercoledì, perché insomma i tifosi fiatini hanno accolto con i colori nero-verdi e copiosi soprattutto l'arrivo alla stazione di Chieti del Pullman in cui vi era lo staff, vi erano i calciatori che mercoledì avevano espugnato il Gran Sasso Italo a Concia grazie al gol segnato da Mattia Rodia. Alessandro Lucarelli è stato molto chiaro, non vuole assolutamente cali di concentrazione, l'obiettivo non è ancora raggiunto, ma il più 8 sull'Aquila, anche se l'Aquila, come si ricordava prima, deve giocare ancora una partita in più rispetto al Chieti, fa sognare comunque i sostenitori di questa società che a distanza di un anno, con tanti sforzi sotto ogni punto di vista, vuole riappropriarsi di quella Serie D, una categoria dalla quale l'anno scorso, con tante giornate ancora da disputare, con una squadra rinforzata, tra l'altro, ricordiamo, è stata poi retrocessa d'ufficio in eccellenza. Questo è un fine settimana particolare, come dicevi anche bene tu, Lorenzo, perché il Chieti affronterà quello che è il turno di riposo. Per certi versi un'ottima notizia, perché sono molteplici le defezioni tra indisponibili di lungo corso e anche quelli che sono usciti malconci dalla sfida con l'Aquila, alcuni come lo stesso liberato Filosa, che ha stretto i denti per esserci comunque stoicamente in quella partita con l'Aquila, anche se ora sono da monitorare chiaramente le sue condizioni. Anche lo stesso Guido Galli, nonostante i problemi fisici, che però ha dato comunque il suo apporto giocando una decina di minuti nel finale, problemi per Matteo Consorte, che ha lasciato l'Aquila con delle noie muscolari.
anche Marco Mariani stanno da valutare le sue condizioni in un centrocampo già falcidiato per via delle assenze di Cristiano Verna e di Nicolò Corticchia, per cui in vista della prossima partita, la prima con il pubblico, tra l'altro ricordiamo all'Angelini contro l'Avezzano, il Chieti proverà a recuperare qualche pedina. A proposito di Avezzano, Lorenzo, saremo io e Veronica Di Giovanni domenica a raccontarvi la partita al De Marzi tra Avezzano e L'Aquila, una gara che in caso di sconfitta o di pareggio della squadra di Ruben Dario Bolzan consentirebbe poi al Chieti nel prossimo turno, quello proprio contro l'Avezzano, di non pensare a nessun altro risultato in caso di vittoria, perché a quel punto un successo sull'Avezzano consegnerebbe la certezza della Serie D proprio davanti ai tifosi di casa, ai tifosi del Chieti. Allora, prima di cedere la linea a te, Lorenzo, ricordo che nella seconda parte sentiremo un ospite molto gradito nella clip che abbiamo realizzato per l'edizione serale. Non svelo nulla per il momento. Nella seconda parte daremo anche un po' di ultime, anche di numeri, inteso nel senso buono del termine, chiaramente, Lorenzo, per quanto riguarda la cavalcata straordinaria di questa squadra della capolista Chieti. Per il momento la linea che può tornare. Grazie Arsene. Allora attendiamo la sorpresa da parte del nostro inviato da Chieti, ma sarà sicuramente una sorpresa piacevole che, lo ricordo, ascolteremo al pari dei contributi della nostra Veronica Di Giovanni da Avezzano, qui da Città Sant'Angelo, con le parole di De Eugenio, ma soprattutto l'intervista esclusiva con Luca Di Genova, DS dell'Aquila, che, come detto in apertura, ci spiegherà, ci racconterà quello che è successo in casa L'Aquila dopo la pesante battuta d'arresto di mercoledì. Notizia su tutte: la defezione, chiamiamola così, l'abbandono da parte di Zanon nelle file dell'Aquila dopo la contestazione, perché pare sia questo il motivo principale, dopo la contestazione dei supporters rossoblù seguita alla sconfitta contro il Chieti. E allora, a proposito dell'Aquila e a proposito del malumore, del malessere che si vive in città, credo che la ferita sia ancora aperta, Angelo Liberatore, e raccontaci tu quello che si respira proprio lì nel capoluogo di regione. Sì, buon pomeriggio Lorenzo. Beh, è innegabile che la sconfitta di mercoledì abbia lasciato tanta delusione all'Aquila. Hai parlato giustamente della contestazione nell'immediato post partita. L'Aquila ci ha messo anche un po', diciamo, a metabolizzare questo 0-1, però poi è uscita con questo comunicato giovedì, giornata di ieri, in cui in pratica vengono date tre notizie, poi la notizia vera e propria è arrivata anche nella giornata di oggi con l'abbandono di Damiano Zanon. Però tornando, diciamo, al primo dei due comunicati ufficiali dei rossoblù, da un lato, giustamente, sportivamente, sono stati fatti i complimenti al Chieti, lo ricordavi anche tu, anche un modo per spegnere le polemiche che avevano caratterizzato l'avvicinarsi alla partita di mercoledì. Le scuse alla piazza per una partita che la stessa società ha definito giocata in maniera opaca e sottotono, e soprattutto una terza notizia un po' tra le righe, il fatto che anche tu dicevi rilanciare la volontà di proseguire con un progetto che dovrà vedere la squadra protagonista anche il prossimo anno. In questo caso la notizia tra le righe è l'allontanamento di quell'ipotesi che era anche un po' girata in città, l'ipotesi del ripescaggio, ma anche in questo molta parte della piazza aquilana, della piazza rossoblù, è stata, non dico categorica, ma ha preso una posizione abbastanza chiara dicendo i campionati si devono vincere sul terreno di gioco, sul campo, cosa che, a meno di sconvolgimenti a cui però credo non creda più nessuno, quest'anno appunto l'Eccellenza prenderà la strada di Chieti e del Guido Angelini. La partita il Chieti è stato bravo a leggerla, a far sfogare l'Aquila, ha anche un po' di fortuna con quelle due occasioni, una nel primo tempo, una nel secondo,
ancora sullo 0-0 che avrebbero potuto cambiare le sorti della partita, però lo dicevo anche con un collega assai più navigato di me che avevo di fronte e di fianco, scusate, allo stadio Gran Sasso. Il calcio purtroppo non è la box, non si vince ai punti ma si vince mettendo la palla in gol. È stato bravissimo Lucarelli a leggere il momento della partita, a buttare dentro Mattia Rodia, e poi proprio lui ha punito l'Aquila sull'unico, credo, vero svarione difensivo. L'Aquila colpita tra l'altro da un cross di un ex Manfredo Pietrantonio, che all'Aquila ricordiamo molto bene, fu uno dei protagonisti della prima L'Aquila in Serie D, quella targata Massimo Morgia, che lo lanciò tra l'altro tra i titolari, e Pietrantonio ha dimostrato di essere il giocatore che in pratica con l'eccellenza davvero poco a che vedere. E poi sì, l'addio di Damiano Zanon, l'ufficialità è arrivata oggi poco prima delle 14 con una nota, a dire la verità, stringatissima da parte della società rossoblù. Si comunicava semplicemente l'interruzione del rapporto professionale, ma Zanon, a dire la verità, io non ero presente nel momento della contestazione perché avevo già lasciato l'impianto per andare a confezionare il servizio che poi è andato in onda su Rete 8 domenica, però è stato uno dei più bersagliati dalla contestazione rossoblù e credo che questo abbia influito sulla sua scelta. Avevo chiesto prima ancora dell'ufficialità proprio all'addetto stampa dell'Aquila se fosse vera e fondata questa cosa o se fosse, diciamo, una ricostruzione giornalistica, diciamo, sull'onda lunga delle emozioni negative lasciate dalla partita di mercoledì, però appunto mi è stata confermata e poi c'è stato anche il comunicato ufficiale. Vero è che l'Aquila a questo punto vorrà terminare in maniera onorevole, quantomeno la stagione, lo ha detto anche Bolzan, tra l'altro proprio ai tuoi microfoni, Lorenzo, nel post partita: finché ci sarò io non si dovrà mollare niente. E soprattutto la piazza chiede uno scatto d'orgoglio proprio nella partita con l'Avezzano. Sono tutti derby in eccellenza, ma quello tra Avezzano e l'Aquila, diciamo che per la nostra provincia è davvero il derby per eccellenza, e quindi d'altronde l'Avezzano vorrà vincere per agguantare il secondo posto, l'Aquila per ridarsi un po' di slancio e coltivare quello che io ho definito quel minimo barlume di speranza. Diciamo che dal punto di vista agonistico ci sono i presupposti perché comunque al Dei Marsi vada in scena una bella partita. Certo è che Bolzan in questi giorni, in questi pochi giorni, un po' come fatto quando arrivò appena arrivato all'Aquila dopo le dimissioni di Cappellacci, avrà pochi giorni per lavorare anche in questo caso, credo, più sulla testa che sulle gambe dei suoi giocatori per farli arrivare debitamente preparati alla partita di Avezzano. A te, Lorenzo. Angelo, guarda, visto che hai accennato tanti argomenti, quindi su tutti ovviamente la vicenda Zanon, questo bel messaggio secondo me da parte della piazza che vuole solo ed esclusivamente conquistare la categoria sul campo e non con le carte in mano, chiamiamole così, questo è un bel messaggio secondo me. Da veri tifosi. Ti faccio una domanda e ricominciamo il giro da te. Facendo un percorso opposto rispetto ai primi interventi, c'è la sensazione all'Aquila, c'è la volontà all'Aquila di combattere e guerreggiare sul campo per ottenere almeno la seconda posizione, a prescindere poi da eventuali domande di ripescaggio, ma sotto l'aspetto dell'immagine e sotto l'aspetto appunto dell'onore, la società rossoblù sta chiedendo il massimo impegno almeno per far capire ai tifosi, alla piazza, che la squadra ce la mette tutta fino alla fine, fino all'ultimo secondo dell'ultimo match. Ma assolutamente sì, Lorenzo. Tra l'altro è stato proprio questo uno dei messaggi lanciati dall'allenatore, da Dario Bolzan, nell'immediato post partita. L'ho già accennato, lui ha detto tra le varie cose, finché non terminerà il campionato non si pensi che l'Aquila mollerà, rappresentiamo una piazza importante, rappresentiamo il capoluogo di regione, quindi è nostro dovere, dovere morale, dovere sportivo, impegnarci a fondo nelle partite che restano, anche perché diciamo che il vedere una squadra con poco impegno in campo, diciamo, avrebbe delle conseguenze, credo, di nuovo poco piacevoli per quello che riguarda l'ambiente L'Aquila, e quindi l'idea che la squadra voglia dare tutto fino all'ultima partita credo sia preponderante. E sulla questione del voler vincere i campionati sul campo, tra l'altro Bolzan fu uno dei protagonisti, suo malgrado, di quella che fu una stagione in cui l'Aquila
conquistò una promozione non sul campo 2008-2009, lì diciamo ci fu in mezzo il terremoto del 6 aprile, mancavano ancora due partite, lui tra l'altro era proprio parte di quella squadra, mancavano le ultime due gare con Sulmona e con Migliani, con l'Aquila era terza. L'Aquila un po' questa cosa se la porta dietro da anni, il fatto di aver raggiunto vari obiettivi tramite ripescaggio, e credo che anche questo da parte della nuova società voglia essere un segnale di discontinuità. Vogliamo agguantare dei risultati, però vogliamo farlo facendoci valere sul campo. È accaduto in prima categoria, stava accadendo l'anno scorso in promozione, l'Aquila poi con lo stop dei campionati è arrivata in eccellenza, ma era prima in classifica, mancava anche lì solo la matematica, e molti tifosi dicono abbiamo visto la prima categoria, adesso un altro anno in eccellenza non ci può far paura più di tanto. Insomma, c'è già la voglia di ricompattarsi e ripartire, bisognerà vedere, sarà interessante in questo l'intervista con Luca di Genova, quali idee vorranno essere messe sul tappeto già da adesso, ma con lo sguardo alla programmazione già al futuro, alla stagione che verrà il 2021-2022. Angelo, prima di lasciarti l'ultimo spazio per raccontarci un po' quale potrebbe essere la formazione che andrà in campo nel derby, ti chiedo, anzi più che una domanda è un'affermazione, ma chiedo conferma anche da te. Ora nelle ultime gare c'è bisogno anche da parte dei giocatori di una prestazione sostanziosa e di qualità per ottenere la classica conferma del prossimo anno, perché credo che l'Aquila, insomma, è una società ambita, tanti giocatori hanno il desiderio di confrontarsi in quella piazza, e alcuni secondo me cercheranno proprio conferme per l'anno prossimo, quando, lo ricordiamo, non ci saranno squadre retrocesse dalla Serie D. Il Chieti, che uno squadrone, andrà a prendersi la casella nel girone F, crediamo, e quindi ora per l'Aquila c'è bisogno di programmare, e per i ragazzi di Bolzan c'è la possibilità di ottenere la conferma per un campionato, quello prossimo, che sarà sicuramente un campionato da protagonisti. Assolutamente, Lorenzo. Anche qui però diciamo il binario è duplice, perché da un lato sicuramente i giocatori vorranno dare il massimo per mantenere la casacca rossoblu addosso, per guadagnarsi la conferma, dall'altro bisognerà vedere quali saranno i piani della società, se si vorrà puntare, ripartire da una sorta di gruppo di zoccolo duro di giocatori di questa stagione. A mio avviso io farei così, perché se si parla tanto di progetto poi non si può stravolgere di anno in anno quella che è l'ossatura portante della squadra. Andranno sicuramente fatte delle valutazioni e degli innesti, però sicuramente giocatori, faccio due nomi perché sono quelli che maggiormente hanno impressionato anche contro il Chieti, come Pellecchia, come Samuele Rosano in mediana, come lo stesso Joaquin Domingo Dalmasso, che si è dimostrato portiere affidabilissimo, classe 2000, lo ricordiamo, sono giocatori importanti, interessanti, tutto starà appunto a come interpreteranno questo finale di partita, e ti ribadisco però anche quali saranno poi i piani della società. Io sarei per non stravolgere l'ossatura della squadra, ma intervenire con innesti mirati, però parlo da addetto ai lavori, talvolta anche un po' da tifoso, seguo l'Aquila dal 1998, prima appunto come semplice tifoso, poi come giornalista addetto ai lavori. Questa è la mia idea, però diciamo qui mi assumo le responsabilità, è una visione del tutto personale, toccherà alla società poi decidere cosa fare, anche alla luce appunto di quella che è stata la contestazione post partita. Ma il fatto che la stessa società abbia detto dopo altre partite che erano andate male in passato c'erano destabilizzazioni, non si sapeva come ripartire, noi invece vogliamo dare un segnale di continuità, mi sembra che ecco, un sassolino, un mattoncino sia già stato posizionato per costruire qualcosa che sia in continuità comunque con quello di buono che comunque si è visto quest'anno. Angelo, squadra fatta per domenica, riconfermerà mister Bolzan al 99% la squadra di mercoledì, secondo me tornerà lì davanti Francesco Di Paolo. Poi l'ultima te la chiedo, risposta secca, perché insomma piena di chiarezza e soprattutto perché ascolti quotidianamente la piazza, è bocciatura, è stata bocciatura quella di Michigan mercoledì?
Allora, capitolo squadra, bisognerà assolutamente vedere chi prenderà il posto di Zanon, se recupererà Bisegna, se sarà lanciato Catalli o se ci sarà la sorpresa anche qui in caso di recupero di Altares Diaz, che può fare anche quel ruolo, ossia di tessitore di gioco davanti alla difesa. Michiche domenica è stato un po' come era accaduto anche nella partita d'andata a Chieti, sfortunato per via dei pochi palloni che gli sono arrivati giocabili, si è impegnato, però non è riuscito a capitalizzare. Grida, diciamo, da tifosi, vendetta quel pallone su cui non sono arrivati né lui né Di Federico, però sì. Io credo che anche Stefano Micciche, fino ad ora la squadra talvolta se l'era caricata sulle spalle, quindi non mi sento di dire che sia stata una bocciatura. Certo, una giornata storta può capitare, il vero peccato è che sia capitata nella giornata più importante del campionato. Perfetto, grazie Angelo, grazie, rimani con noi, sì, sì. Rimani con noi fino a fine puntata. Abbiamo, come detto, tempi più stretti rispetto alle passate edizioni, ma abbiamo tanti contributi video, tante le parole dei protagonisti, e allora noi lasciamo e preferiamo ovviamente far parlare chi non solo ne capisce più di noi, ma soprattutto chi vive questo campionato più di noi, proprio lì in mezzo al campo. Torno da Arsene, perché ovviamente il Chieti riposerà domenica, credo che Lucarelli si possa accomodare tranquillamente sul divano in famiglia con un pranzo vero e proprio, che a noi giornalisti manca tantissimo la domenica, non so a voi ma a me manca tanto, perché andiamo sempre di corsa su tutti i campi, garantiamo i servizi non solo ovviamente di eccellenza ma fino alla massima serie, passando per la Serie D. Lucarelli quindi tranquillo in famiglia, che attende, credo attenda buone notizie da Avezzano, per poi chissà già organizzare una sorta di festa proprio nella giornata successiva contro l'Avezzano, ma all'Angelini. Cosa ne pensi, Arsene? Allora, Lorenzo, intanto ti confermo che domenica la squadra non si allenerà, e quindi ci hai preso in pratica. Dicevamo anche dei numeri straordinari di questo Chieti, di questa capolista più 8 sull'Aquila, che può vantare diversi primati. Intanto quello strabiliante del miglior attacco, 20 gol segnati spalmati tra 11 giocatori diversi, difficile da fermare il Chieti, Lorenzo, per gli avversari anche sotto questo punto di vista, perché sono tantissimi poi a segnare. Miglior difesa, appena 2 gol al passivo, l'ultimo realizzato proprio da Pellecchia, di cui stavamo parlando prima, nella partita di andata con l'Aquila, tra l'altro in porta c'era Russo, e quindi sono oltre 6 gare e mezza con la difesa inviolata, sono esattamente 592 minuti, ho fatto il calcolo prima, e sono numeri strabilianti, come dicevo, da primato in trasferta. Il percorso tra l'altro è netto, finora 5 vittorie 5, neanche un gol subito, 9 realizzati. Altro dato da sottolineare, quello che quasi la metà delle reti realizzate sono arrivate dai calciatori subentrati, questo a dimostrazione anche di un organico allestito dal patron Gillo Trevisan, dal presidente Antonio Mergiotti, il DS Antonio Paciarella, Lucarelli, molto molto ampio. 9 gol su 20 da parte dei giocatori partiti dalla panchina, meglio di tutti ha fatto Rodia, tutti e 4 dalla panchina, Spadafora 3 su 4. E poi altro dato statistico che riguarda forse anche un po' la scaramanzia: nell'unica partita con la divisa bianca era arrivato un pareggio proprio nella gara di andata con l'Aquila, in tutte le altre con la maglia verde sono arrivate. Nel frattempo Arsene, perdonami se ti interrompo solo per un attimo, ha fatto un gol Simone Miani, ragazzi, traversone dalla sinistra, ha stoppato il pallone col petto, gli ha fatto toccare solo per un attimo terra, di controbalzo col mancino sotto la traversa, gol meraviglioso, e spesso in eccellenza anche durante gli allenamenti ci si diverte, questo te lo devo dire. Ascolta Arsene, una curiosità anche qui, insomma, credo che sia un dato di fatto con tanta oggettività, se il Filosa visto mercoledì era un giocatore tra virgolette con qualche acciacco, immaginiamo cosa può fare nel momento in cui è in piena forma. Un muro invalicabile. È un muro invalicabile, il vice capitano della squadra, ma è il leader di una difesa che comunque può
contare su giocatori espertissimi come lo stesso Aquilanti, che agisce sempre sul centrodestra, su un consorte, anche lui bravissimo, il giovane consorte, una difesa che può contare anche su ricambi all'altezza, perché abbiamo visto quando Filosa era indisponibile, così come ad esempio dopo l'intervallo della gara contro il Lanciano, è entrato Lucarino, che poi ha giocato anche la partita successiva con una personalità incredibile, tutti i vari calciatori che poi vanno a prendere il posto dei difensori hanno preso praticamente quelli che sono i meccanismi di Lucarelli, che lo ricordiamo, di solito utilizza un 4-3-3, quest'anno è partito direttamente con il 3-5-2, ha azzeccato praticamente tutto, tra queste cose la difesa, che è un muro, come dicevi tu, invalicabile. Intanto ti dico, Lorenzo, che abbiamo realizzato, prima di chiudere per l'edizione serale, un'intervista ad Alessandro Mancinelli, che è un dirigente del Chieti oltre che SLO, ossia un trade union tra società e tifosi. Ringraziamo anche il segretario Nicola Di Giovanni. Ad Alessandro Mancinelli, molto disponibile, abbiamo chiesto riguardo quelle che sono le sensazioni dei tifosi in vista del ritorno all'Angelini proprio con l'Avezzano. Poi si sofferma anche sul centenario del Chieti che ci sarà l'anno prossimo. Ma la prima domanda riguarda la stretta attualità, gli abbiamo proprio chiesto, il Chieti è davvero a un passo dalla promozione? Assolutamente no, la vittoria dell'Aquila ci ha consegnato solo altri 3 punti in classifica, ma non dice che il Chieti è promosso in Serie D, manca la matematica, mancano altre 3 partite e bisogna affrontarle come le abbiamo affrontate fino ad oggi, come se fossero delle finali. Il centenario sarebbe bello festeggiarlo con un'altra vittoria di un altro campionato, sperando che sia quello di Serie D, così come la speranza dei tifosi, penso che sia l'obiettivo della società, del dottor Trevisan e del presidente Mergiotti. Il ritorno allo stadio dei tifosi è il ritorno alla normalità, il calcio senza i tifosi è tutt'altra cosa. Vedere l'Aquila con i tifosi è stata un'emozione indescrivibile. Quindi sono contento che possono tornare allo stadio, nella speranza che presto possano tornare anche gli ultras, che la curva Volpi sono il 12° uomo in campo e sono il vanto di questa città. E allora ringraziamo ancora Alessandro Mancinelli, Lorenzo, dirigente SLO del Chieti. Allora ricordo, oggi c'è stata la seduta di allenamento dopo il riposo di ieri, domani altra seduta ma mattutina, e poi domenica tutti fermi, tutti a guardare sicuramente la partita che interessa molto da vicino i colori nero-verdi, chiaramente quella tra Avezzano e l'Aquila. Scommetto che sia quella la partita che guarderanno domenica, Lorenzo. Assolutamente sì, grazie ad Arsene Iannotti per queste ultime info, poche diciamo così di calcio giocato, perché lo ricordiamo, il Chieti domenica osserverà il suo turno di riposo e, come diceva il nostro Arsenio Iannotti, lo osserverà sui nostri canali per appunto gufare, lo possiamo dire, no? Ma ci sta nel calcio, ovviamente, nello sport, il match tra Avezzano e l'Aquila, perché da quella gara uscirà fuori l'ulteriore conferma o forse la conferma di un campionato già deciso, con l'interessantissimo match giocato dal Chieti proprio mercoledì al Gran Sasso d'Italia dietro la Concia contro l'Aquila, che ha permesso alla formazione di Lucarelli di scappare a più 8 sulla sua diretta inseguitrice. Chiudiamo il giro prima della chiusura finale con il nostro Federico Di Fabio da Pescara, per farci raccontare le ultime notizie anche di formazione per il Delfino Flaccoporto. A te, Federico. Sì, Lorenzo, allora, per quanto riguarderà la formazione di domenica, c'è ovviamente da cambiare qualcosina per via dell'infortunio di Alessandro Di Federico, che dopo una buona mezz'ora, una prima mezz'ora nel match di mercoledì ha dovuto dare forfè, alzare bandiera bianca per un problema al flessore, molto probabilmente, da valutare le sue condizioni, ma sicuramente non sarà del match domenica probabilmente sarà Falco a prendere il suo posto nell'out di sinistra del centrocampo, perché il Delfino probabilmente riconfermerà il modulo 4-1-4-1
con Petre, unica punta, partendo dalla, dalla difesa, ovviamente Calore tra i pali, a destra Tine Mori, poi ci saranno Sabatini e Alfanese al centro, da vedere se tornerà Mantucco come terzino sinistro oppure verrà confermato Brian Brattelli. Ovviamente sarà da vedere questo, perché Simone Marzucco era stato schierato come centrocampista dei quattro sulla destra, quindi nel caso in cui verrà dirottato da terzino sinistro bisognerà pure studiare un po' quello che prenderà il suo posto. Comunque poi a centrocampo sicuramente verranno riconfermati Silvestri e Gobbo, quest'ultimo una prestazione davvero da lodare nel match infrasettimanale, una qualità davvero mostruosa per lui, che sarà secondo me uno dei tanti giocatori del Delfino che faranno carriera, che comunque andranno sicuramente più in alto dell'eccellenza. Da vedere il ballottaggio Blasioli planamente, i due classi, classe 2002, che si giocheranno il posto per completare il centrocampo, e davanti ovviamente Bomber Petre. Sono quindi questi, diciamo, i dubbi di formazione per Bonati. Li ripeto: se appunto dovesse giocare Brattelli, verrà confermato Marzucco come esterno destro di centrocampo, poi il pallottaggio tra lo stesso Brattelli e Lupo, poi da vedere quello che sarà lo schieramento tattico, e tra Planamente e Blasioli. Quindi diciamo che questi sono bene o male quelli che sono i dubbi di Bonati. Perfetto, grazie Federico, grazie ad Arsenio Annotti e al nostro Angelo Liberatore dall'Aquila. Abbiamo detto tutto, vi abbiamo raccontato le sensazioni in diretta delle squadre che si giocano questo campionato di eccellenza. Chieti, che ha messo forse definitivamente la freccia proprio mercoledì al Gran Sasso d'Italia, battendo 1-0 la formazione di Bolzan. Un saluto al nostro Mario Giacchetta in regia, un saluto particolare ad Alice Pagliaroli da Avezzano, da Capistrello, scusate, a Veronica Di Giovanni da Avezzano, per i loro contributi, che vi ricordo andranno in onda nell'edizione serale di Eccellenza On Air sul canale 11 del digitale terrestre, ovviamente su Rete 8 Sport. Quindi ragazzi, grazie e buon lavoro. Domenica molti di voi saranno impegnati, alcuni sui campi, alcuni al lavoro, a quello più classico che contraddistingue le vostre giornate, mi riferisco ad Angelo, e noi ovviamente continueremo a seguire questo campionato fino al 20 giugno, quella sarà la data ultima per sancire, decretare, ma la matematica forse ci regalerà la vincente proprio in queste giornate. Il campionato di eccellenza non si ferma, noi ve lo raccontiamo sin dall'inizio, ve lo raccontiamo domenicalmente, ma soprattutto infrasettimanalmente con le puntate di Eccellenza On Air. Grazie ragazzi, buon pomeriggio e buon lavoro a tutti. A voi che ci seguite sempre numerosissimi, ripeto, appuntamento alle ore 20 circa su Rete 8 Sport per seguire l'edizione serale piena zeppa di contributi. Buon pomeriggio a tutti.